Matteo Zarrella, Vittorio Russo e Rosa Marino, nuovi cittadini di Lago Negro. Mano lesta colpisce ancora, ma il colpo non riesce. Maratea conquista la bandiera blu 2014. La terza vittima del tratto lucano della Salerno-Reggio Calabria. La Treppi Valle del Noce trionfa nella Coppa Batta di calcio a 5. Trovata deceduta la persona scomparsa il 20 maggio sera a Lauria. La Guardia di Finanza di Lauria pizzica di nuovo un panificio abusivo. Il Giro d'Italia fa tappa nel Parco Appennino Lucano. Ciao a tutti, benvenuti alla seconda puntata di Trecchi News. Partiamo subito con le notizie. Con una significativa cerimonia, il Consiglio Comunale di Lago Negro ha tributato lo scorso 17 maggio la cittadinanza onoraria a tre insigni personaggi dello scenario giudiziario-amministrativo lucano. L'onorificenza, concessa dal Comune al Presidente del Tribunale Matteo Zarrella, al Procuratore Capo Vittorio Russo e alla Presidente dell'Ordine degli Avvocati Rosa Marino, è stata resa per il loro distinto impegno nella difesa del Tribunale. Due malfattori a viso coperto, dopo essersi arrampicati sul lampione in via Piazza del Popolo a Lauria, hanno tagliato i fili della corrente per rendere poco illuminata l'area attorno alla tabaccheria Arcobaleno. Aiutandosi con una leva, hanno forzato la porta esterna di alluminio, distruggendo la vetrina. A sorprenderli è stata la squillante sirena dell'allarme che ha allertato il proprietario, il quale è giunto sul posto dopo pochi minuti, in tempo soltanto per assistere alla fuga dei due malfattori. È stato assegnato a Maratea l'ecolabel per località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. L'estate 2014, dunque, vede il paese balneare della provincia di Potenza insignito della prestigiosa bandiera blu, unica località della Basilicata riconosciuta dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale Italia. Le segreterie regionali di Filca, CISL, Fillea CGL e Feneal UIL hanno proclamato lo sciopero per l'intera giornata del 20 maggio nel cantiere del tratto lucano della Salerno-Reggio, dove nel pomeriggio precedente si è verificato un grave incidente mortale. Salgono così a 3 gli infortuni gravi sul tratto lucano della A3 in circa un mese e mezzo, 2 dei quali letali. A quanto si apprende da fonti sindacali, il cantiere in questione è quello della Grandi Lavori Fincosit, già balzato agli onori della cronaca per un altro recente infortunio. Il luogo è poco distante dalla Galleria Renazza, dove il 30 marzo scorso perse la vita un altro lavoratore. Impresa della Treppi Valle del Noce, che al Palo Olimpia di Policoro ha battuto il Castellago Pesole, conquistando la Coppa Batta di calcio a 5. Il servizio è di Francesco Di Lascio. Dopo aver dominato il campionato di C2, la Treppi Valle del Noce si presenta a Policoro contro il Castellago Pesole per centrare uno storico double nella finale di Coppa Batta. Gli uomini di Mister Sisca sentono sin da subito la pressione su di loro e scendono in campo con la grinta giusta e la determinazione di chi vuol fare bene. Nel primo quarto d'ora le due squadre preferiscono studiarsi, con continui passaggi e qualche conclusione che però non possono di certo imbenzettire i due portieri. La partita però comincia a prendere una svolta al quindicesimo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, D'Ambrogio punisce l'incolpevole Brandi e fissa il punteggio sull'1-0. La 3P cerca allora di reagire, ma dopo pochi minuti ancora D'Ambrogio in contropiede porta il risultato sul 2-0. I ragazzi di Mister Sisca cercano fortuna con qualche conclusione dalla distanza, ma la convinzione non è molto sufficiente. Tutto questo favorisce sicuramente la squadra avversaria che con una difesa stabile e qualche contropiede fissa il risultato della prima frazione di gioco sul 2-0. Nella seconda parte la 3P scende in campo con la determinazione giusta e con la voglia di far girare i propri tifosi accorsi numerosi per l'evento. Il Castellago Pesole però cerca di aumentare il vantaggio ottenuto nella prima frazione, ma un monumentale Brandi dice di no in due occasioni. Lo spirito della finale comincia a venire fuori quando Brando, dopo un contrasto di gioco apparentemente non violento, provoca una reazione abbastanza animata da parte degli avversari, coinvolgendo anche una parte della tifoseria, che non si risparmia affatto. La 3P però continua a giocare a calcio come sa fare e consisti trova il Molmendano 2-1.
Caricata a 1000 dal gol, la 3P continua a pressare e dopo una super uscita di Brandi che fa partire il contropiede, l'Italia fa 2-2, scatenando la gioia di giocatori, allenatore, presidente e tutta la tifoseria. La partita entra così nel vivo, dove tutte e due le squadre cercano il gol vittoria, mettendo in campo tutta la grinta necessaria. Ne escono allora 20 minuti di bel gioco, qualche fallo per respirare e passaggi sempre attenti, dettati anche dalla paura di sbagliare. Anche i portieri, quando sono chiamati a intervenire, rispondono sempre presente, delle volte anche con grandi interventi. Tutti questi fattori portano inevitabilmente ai tempi supplementari, a testimonianza di una partita giocata da due squadre di pari livello e con la stessa voglia di vincere. Come ogni finale che si rispetti, i supplementari regalano sempre grandi emozioni. La più grande la regala Giovanni Brando, che la mette nel sacco sfruttando tutte le sue doti atletiche e calcistiche. Dopo questo gol si passa al secondo tempo supplementare, dove la 3P cerca di difendere l'unico gol di vantaggio e cercare quello della sicurezza, che vorrebbe dire vittoria. Questo però non accade, perché a partita ormai finita, Pappagena rimanda l'assegnazione del titolo dalla lotteria dei calci di rigore. La delusione e l'incredulità sui volti dei ragazzi di Mister Sisca è tanta, ma altrettanta è la voglia di portare a casa il secondo titolo stagionale. Le parate di Brandi, qualche errore inaspettato e rigori calciati con grande freddezza, soprattutto dei più piccoli Giuseppe e Mario, regalano una gioia incontenibile a tutti i presenti, che durerà fino a tarda notte. Questo secondo titolo è il giusto premio per una società che quest'anno ha dato tutto per ritornare grande. Un commento a caldo. Siamo troppo forti. Ve l'aspettavate questa vittoria? Vittoria meritatissima. Grande. Gennaro, un commento a caldo per noi. Eh? Un commento a caldo, vai. Ho sbagliato il rigore, che cazzo hai commentato? Vabbè, che fai, Gennaro? È bellissimo. Siamo contenti. Per te guardare dagli spalti questa partita? Moltissimo, è stata una sofferenza non mettere le mani nella porta. Ti aspettavi di questa vittoria? Sì, sì. Ho fiducia nei miei compagni, so che sono molto forti. Allora, abbiamo fatto la tripletta con campionato, Coppa Italia e capo cannoniere con Antonio Vitale. Sei bellissimo, Billy! Ma ci vai un commento a caldo, veloce. Troppo così. Forte. Ma ti aspettavi questa vittoria, sì, te va? Sì. Ma il momento più difficile della partita qual è stato? I rigori. I rigori proprio. La gente dei ragazzi locali con quelli che abbiamo presi da fuori. Ragazzi molto seri. Hanno mancato gli allenamenti e quindi abbiamo fatto un campionato divertente. Alla fine, per pensare che su 60 punti ne abbiamo conquistati 55. Il divertimento deve essere quello, alla fine lo sport è divertimento, però poi alla fine anche aggregazione, perché noi dal primo momento siamo usciti sempre insieme, siamo stati insieme a mangiare, quindi ci siamo incontrati anche fuori dagli allenamenti e dalle partite, quindi è stato un anno e quella che c'era dietro si era avvicinata e noi dovevamo andare a fare una partita a Matera molto, molto difficile e quindi quella è stata una partita che poi addirittura l'abbiamo vinta negli ultimi minuti, abbiamo vinto 2-1 e quella secondo me è stata quella più sofferta. Abbiamo fatto il triplete. Grande mister! Campionato, coppa e ci abbiamo anche il capocannoniere. Quello che ricordo di più è più importante e fondamentale, sicuramente il buono Albiolico. Gruppo fondamentale, basta vederli, vedi? Eccoli! Tutti uniti che fantastico, un gruppo fantastico, giustamente ci ha portato a vincere il campionato. La struttura, ma è anche nel piccolo è difficile gestire, specialmente economicamente. Da presidente non ho mai, non mi sono mai reputato un presidente.
presidente, sono sempre stato ai loro livelli, e ho sempre giocato, scherzato con loro per creare un gruppo, un'armonia, e questo ci ha portato a tutto ciò. Io mi sento, non posso dare consigli a nessuno, anche per la mia giovane età, e non mi sento di dare consigli a gente magari molto più capace di me, però gli posso consigliare di pensarci bene, perché comunque il mondo del calcio, anche nel nostro piccolo, è molto, molto difficile. E vedendo la partita di oggi, anche un po' corrotto forse. Come si dice nel gergo calcistico, è stato il vero leader di tutta la squadra, sia negli spogliatori che nel campo, che in tutto. Il campo delle bambine non è questione di essere della presunzione, come abbiamo combinato all'inizio. A parte noi, l'unica paura era la questione. Noi non ci conoscevamo parecchio. Passando le consegne a loro, passate nelle mani, in buone mani, subito il salto di qualità, quindi onore a me. La differenza è il fatto che bisogna stare sempre attenti, cioè se si sbaglia, come dice Buffon, si prende gol. Magari il giocatore se sbaglia non si vede, oppure si vede di meno rispetto a tutti, cioè se sbaglia prende gol e si possono vedere le partite. Per me non è stato facile perché non giocavo da un anno. Ma arrivo. Non giocavo da un anno, quindi comunque è stata una sfida. Cioè, mi è piaciuto mettermi in gioco dopo un anno anche in attività. E diciamo che è stata una bella sensazione, almeno stare in campo con ragazzi con cui alcuni conoscevo, alcuni non conoscevo. È stata per fortuna una bella giornata. Partita al Cardiopalma, c'è stato un momento in cui hai avuto davvero paura di non vincere, di non farcela? No, durante la partita no, perché comunque ero abbastanza tranquillo, vedevo i miei compagni comunque avevano voglia di vincere. Durante i rigori c'è stato un momento in cui ho parato il rigore, però è andato in porta, invece il mio compagno Giuseppe ha preso il palo, uscita fuori, pensato che non ce l'avremmo fatta, però poi per fortuna sono riuscito a prenderne altri. Nel pomeriggio del 20 maggio è stata denunciata la scomparsa di un cittadino lauriota di 70 anni, residente in Contrada Carroso. Si è attivata immediatamente la macchina dei soccorsi, con oltre 20 carabinieri, vigili del fuoco, volontari del soccorso alpino, 118 ed un elicottero attrezzato per i voli notturni, che ha setacciato dall'alto l'area a sud dell'abitato del rione inferiore. La persona è stata rinvenuta priva di vita, vicino ad un albero. Con tutta probabilità le cause del decesso sono naturali. Il corpo è stato ritrovato dopo circa 12 ore. La Guardia di Finanza di Lauria ha scoperto un nuovo panificio abusivo, situato in una contrada del centro Vallnocino. Complice forse la crisi, l'abusivismo continua incessantemente ad emergere sul territorio lucano. Il panificio, privo di ogni autorizzazione sanitaria, oltre a panificare in maniera del tutto abusiva, portava il pane in noti esercizi commerciali della zona. Le indagini, seguite dal comandante Cappetta, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni, continuano ad ampio raggio. Lo scorso 14 maggio, l'evento sportivo più seguito dagli appassionati di ciclismo ha visto la Carovana Rosa fare ingresso in Basilicata dopo la partenza da Taranto. La quinta tappa del Giro d'Italia 2014 ha attraversato il territorio del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano. Le maglie dei corridori hanno attraversato alcuni comuni del parco, inerpicandosi su percorsi di montagna, come quello di San Chirico Raparo, dove sul valico Serra, a 850 metri, è stato posto il Gran Premio della Montagna di terza categoria, fino a raggiungere il traguardo fissato nella piazza di Viggiano. Percorrendo le strade della Val d'Agri e attraversando il muro della diga del Pertusillo, si sono portati nel territorio di Villa d'Agri, per poi lanciarsi verso la doppia ascesa a Viggiano, dove è stato indetto il Gran Premio della Montagna di quarta categoria, che è stato anche il primo arrivo in salita del Giro d'Italia 2014. La tappa di attraversamento del Parco dell'Appennino Lucano ha rivestito una notevole importanza, non solo per l'aspetto sportivo, ma anche per il ritorno in termini di promozione turistica.
E con questo è tutto per le notizie. Vi lascio alle rubriche. Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Lumi di Parole. Oggi parliamo di Giudizi Universali, un brano scritto e cantato da Samuele Bersani nel 1997. Troppo celebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ecco, io credo che la prima cosa che stupisca di questa canzone è la struttura, soprattutto della strofa, che la accosta a una poesia, ecco, diciamo la verità. Io so che molti cantautori non sono molto d'accordo a questo tipo di parallelo, ma in questo caso credo che l'accostamento sia passabile, perché ci sono tantissimi elementi che appunto accomunano queste due forme artistiche, e gli accenti che cadono a intervalli regolari sugli stessi punti, la simmetria delle strofe e forse anche le stesse immagini che in maniera così molto delicata Bersani riesce ad evocare e quindi che sono tipiche della poesia. Quindi credo che in questo caso si possa parlare di una poesia con la musica. Il tema principale che fa da ossatura proprio al brano è la separazione. Una separazione tra due persone, quindi la fine di una relazione, che da quello che si capisce molto probabilmente è dovuta a una certa incompatibilità. Da una parte c'è Bersani che canta in prima persona, quindi è uno dei due soggetti di questa relazione, che rappresenta la parte romantica. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. E dall'altra parte invece c'è questa fidanzata, questo partner, diciamo, che invece è troppo cerebrale, quindi sicuramente troppo superficiale, e quindi non riesce a calarsi in quella che è l'essenza della relazione, ma ne rimane in qualche modo fuori. Questo all'inizio, poi più andiamo avanti nella canzone, più addirittura capiremo che questo partner è ancora peggio, perché non è nient'altro che la copia di mille riassunti, quindi una sorta di surrogato di emozioni, di sensazioni vissute, stravissute un sacco di volte. E purtroppo il tempo è sempre poco, ci sarebbe molto da dire su questa canzone, ma mi limiterò ovviamente, anche per motivi televisivi, a sottolineare qualche parte lirica che secondo me è degna di nota. E liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi, fa capire come il rapporto sia in qualche modo poi diventata quasi una schiavitù, una prigione per entrambi. Oppure mi soffermerei su come Bersani è abile ad elevare anche le parti così più crude del rapporto. Mi riferisco soprattutto quando leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Oppure ancora nella seconda strofa, quando si autodefinisce una nuvola, ecco, sono una nuvola, fra poco pioverà e non c'è niente che mi sposta o vento che mi sposterà. Credo che siano dei passaggi lirici molto alti. La canzone finisce molto male, cioè nel senso che la metafora della candela che viene consumata dalla fiamma e lascia la cera non solo fa capire che la relazione è completamente finita, ma la stessa cera dimostra come al prossimo diciamo minimo calore possa dissolversi completamente. Quindi tutto questo fa capire come di questa relazione poi alla fine non rimanga nulla, quindi tutte le aspettative sono state tradite e non rimane neanche la classica cicatrice, ma sparisce proprio tutto in maniera totale. Se vogliamo fare anche un piccolo discorso per quanto riguarda la parte musicale, come abbiamo fatto l'altra volta, sicuramente citeremo il fatto che il pianoforte è lo strumento principale anche in questo caso, un pianoforte che assume due ruoli, così come anche il testo. Nella strofa, dove c'è proprio la parte più poetica, la melodia segue ogni singola sillaba, quindi abbiamo una nota per ogni sillaba, quindi abbiamo un pianoforte molto molto presente, quasi ossessivo, che ripete e serve, diciamo, sia a Bersani per narrare questa storia, sia agli ascoltatori per essere poi coinvolti in questa storia. Nel pianoforte, che invece poi nel ritornello diventa quasi un tappeto, e qui c'è anche l'utilizzo di un po' di effettistica, perché innanzitutto si calma, come proprio come note suonate,
e come proprio come utilizzo degli effetti, questi riverberi, questi suoni un po' più lunghi lo diluiscono e lo fanno quasi diventare più profondo, più quasi etereo. In realtà diventa proprio poi un tutt'uno anche con il testo stesso dell'inciso, quindi riesce così a chiudere anche dal punto di vista musicale anche il discorso del ritornello, cioè riesce a razionalizzare anche dal punto di vista musicale tutto il ritornello. Io questa canzone ce l'ho nella mia playlist, mettetecela perché secondo me merita, e noi ci vediamo invece alla prossima puntata.